E continuiamo a parlare di immigrazione, spostandoci però in regione Lombardia, con un'iniziativa dell'assessore Simona Bordonali. Vediamo di cosa si tratta. Lei ha partecipato alla settimana dedicata all'Unione Europea, in particolar modo al dibattito sull'immigrazione, e ha fatto una richiesta in particolare. Sì, una richiesta che si è concretizzata con l'importante risoluzione che è stata approvata dal Consiglio regionale. All'interno di questo documento viene richiesto all'Unione Europea di rivedere le convenzioni di Dublino, che prevede che gli extracomunitari debbano restare sul territorio nel quale arrivano. Ecco, è assolutamente da rivedere questa convenzione, perché abbiamo visto con i flussi migratori degli ultimi 6 mesi in particolar modo, soprattutto i flussi dei profughi provenienti dalla Siria, che vogliono accedere ad altri paesi europei e non restare sullo Stato italiano nel quale arrivano a seguito degli sbarchi. Quindi è una convenzione che tarpa la libertà di molti immigrati, di molti profughi che accedono allo Stato italiano, perché ovviamente è quello per il quale risulta più semplice attraverso lo sbarco a Lampedusa, però non è la loro volontà rimanere sulla penisola italica, ed è comunque una volontà che deve essere rispettata da un lato, ma che risolverebbe anche gli enormi problemi che oggi abbiamo e che non riusciamo a fronteggiare.